Riccardo III ce ne sono stati a teatro un'infinità, ma ce ne sono stati moltissimi anche al cinema. È una delle tragedie più feroci e più anche più melodrammatiche da un certo punto di vista e più probabilmente adattabili per lo schermo. Per esempio c'è stato un horror di Roger Corman che si chiama La Torre di Londra e poi ci sono stati i classiconi Laurence Olivier, Ian McKellen per la regia di Richard Lon Crane, Al Pacino e tanti altri. Non mi pare al cinema, ma non sono sicurissima, che ci sia mai stato un Riccardo III fatto in musica, ma probabilmente neanche nell'opera, per esempio. E adesso è arrivato il Riccardo III di Shakespeare fatto a musical, ambientazione contemporanea e musical molto anche contemporaneo, addirittura futuribile, molto dark, un po' psichedelico anche, diretto da una delle autrici italiane di musical, perché Roberta Torre, che invito qua sopra con me. Roberta Torre ha fatto tanti musical. Buonasera Roberta. Buonasera a tutti, grazie per essere qua. Ho fatto un altro musical, ne ho fatti parecchi, ne ho fatti tre per l'esattezza. E questo è un Riccardo III musicale, diciamo musical, mi piace dire che sia in realtà un film musicale più che un musical. E non voglio anticipare, diciamo, cose che poi vedrete. È un Riccardo III che si avvale di due grandissimi protagonisti, che sono Massimo Ranieri, che invito qua con me. E Sonia Bergamasco, che invito anch'essa. Ecco, e a questo punto, essendo un film corale e pieno di bravissimi interpreti, io pregherei tutti quelli che hanno lavorato al film e che sono qua con noi di avvicinarsi e di unirsi a noi in questa festa del cinema e del nostro film. Mauro Pagani, il nostro musicista e compositore. E vorrei nominarvi tutti, diventa veramente molto lungo, quindi facciamo che vi nominate voi, lo dico uno, faccio questa cosa. Prego, cominciamo dal più piccolo. Mi chiamo Francesco Semenzin e ho interpretato nel film Riccardo Adolescente. Perfetto. Rocco Castrocello, Frix. Stella Pecollo, Frix. Anita Pititto, Frix. Mattia Guerra, produzione. Massimo Vinti, Entrenese. Silvia Gallerano, Betta. Antonella Lococo, Lady Anna. Io l'ho già detta. Tu l'hai già detto, tu interpreti, sappiamo chi sei, fai tu dall'altra parte. Melania Giglio, sono una dei Freaks. Teodoro Giambanco, uno dei gemelli. Alessandro Pezzali, Freaks. Paolo Guerra, produttore. La Rossi, produttore. Mauro Pagani, musicante. Giorgio Franchini, montatore. Massimo Cantini Parini, costumista. Marcella Libonati, aiuto regista e mezza casting. Massimo Polloni, casting. Giampaolo Letta, Medusa, distribuzione. Giulio Donato, assistente alla regia. Samantha Natalucci, segretaria d'edizione. Bene! A chi
diamo la parola, una battuta a Massimo Ranieri e a Sonia Riccardo. Bergamasco. Riccardo. Sì, innanzitutto buonasera e grazie di essere qui. Volevo fare un complimento a te e a voi torinesi e a tutti coloro che amano il cinema per come curate questo magnifico festival. Grazie da parte di noi che lo facciamo. Grazie. Io direi buon film a tutti. Ottimo. Grazie, grazie a tutti e buon divertimento.